Mi è venuto in mente perché io sono un'appassionata di guerre stellari, mi piace tantissimo sia a me e poi piace anche a mio figlio Matteo. E poi perché rispecchia il carattere delle persone, c'è il Jedi che all'inizio è buono e poi si trasforma e diventa cattivo, diventa Darth Vader, e questo succede anche oggigiorno a qualsiasi persona. Ci sono le persone che restano buone e che hanno un buon carattere e ci sono persone cattive che tirano sempre fuori il peggio di sé. È vero, questa è una cosa molto sensata. Ora passiamo alla seconda domanda. Come è andata la costruzione del carro? Come è andata la costruzione del carro? È stata molto laboriosa perché i movimenti sono complessi. Abbiamo dovuto usare dei pistoni idraulici, però siamo soddisfatti perché nonostante ci abbia fatto un po' tribolare, ci piace il risultato che abbiamo ottenuto. Ok, com'è andata il primo corso? Insomma, il primo corso non è andata molto bene perché c'erano ancora alcune cose da definire. Però diciamo che è andata, sì, non molto bene, ma per noi, però penso per il pubblico sia andata bene. Il tempo era bello, è andato tutto bene. Ok, ora passiamo all'ultima domanda. Dimmela. Un carro che ti è piaciuto tanto? Di quelli vecchi? La cicala e la formica, il Piero, non me ne è piaciuto uno solo, me ne sono piaciuti tanti. Mi è piaciuta la cicala e la formica del Baroni, la battaglia di carta sempre del Baroni, poi mi è piaciuto tantissimo il Pierrot, ma ero piccola, poi mi è piaciuto la bomba di Arnaldo, i carri che hanno fatto praticamente, anche l'Avanzini mi è piaciuto tanto e ora non me lo ricordo, però era quello con un fiore. Sull'azzurro. Che piace anche a mia mamma e anche a me. Bene. Poi lo so anche il babbo. Però devo dire che a me i vecchi carristi mi sono sempre piaciuti. E poi un carrista di quelli giovani che mi è piaciuto in particolar modo è stato Simone Politi, che era molto bravo. Ok, ora ciao. Salutiamo tutti. Ciao, buon carnevale a tutti. Ciao. Ciao a tutti, oggi faremo un'intervista. Allora, com'è andata il primo corso? Il primo corso, dai, diciamo che è andata bene, è stata una buona giornata. È uno dei corsi più difficili perché non sai mai quel che succede. Diciamo che bene, bene. E poi di solito il primo corso succede sempre che c'è qualche carro rotto, c'è sempre un carro rotto. Quello anche al secondo può succedere, però dai, noi abbiamo fatto bene al primo corso. È andata bene. Sì. Vai. Allora, ora partiamo alla seconda domanda, cioè terza domanda. Vai. Che faremo? Allora, com'è nata l'idea di questo carro? L'idea di questo carro è nata dopo la vittoria dell'altro anno, studiando due o tre carri che io avevo in mente e dopo l'ho montato insieme, parlando anche con mio fratello e abbiamo montato questo carro. Ma che idea avevi all'inizio di questi due carri da mettere insieme? All'inizio ne avevo tante idee, capito? Però dopo non ce n'era una che garbava più di tanto al mio fratello, allora alla fine ho montato tre idee in una sola e è nato Goodbye Blue Sky. Però hai fatto bene a metterne tre. Sì, Sì, se il prossimo anno ne metti ancora di più, arriverai ancora meglio di primo. Vai, allora forse ce la mettiamo ancora prima di primo. Vai. È molto anche divertente un gioco di parole. Bene. Allora, un'altra domanda. Dimmi. È andata bene la costruzione del carro? Sì, la costruzione del carro è andata bene. Abbiamo lavorato tanto,
abbiamo dovuto accelerare gli ultimi giorni perché per finire in tempo, ma abbiamo finito nei giusti tempi. Ma anche io quando faccio i cani accelero un pochino, giusto, perché se no non riesco a fare la sfilata. È giusto. Perché io le sfilate le faccio quasi sempre il giorno in cui finisco il carro, quindi faccio sempre di fretta in modo che riesco a fare la sfilata. Bene, perché bisogna finire in tempo. E ora passiamo all'ultima domanda. Vai. Che ti farò. Qual è un carro che ti è piaciuto davvero tanto? Ma di quest'anno? No, da quando eri piccolo. Da quando ero piccolo? Un carro che mi è piaciuto tanto è un carro che io ero sopra da piccolo, è un carro di Sergio Baroni che era la Cicala e le formiche. Oh, ma c'eri pure sopra? C'ero pure sopra a fare, avevo un po' più di te a fare la mascherina. Ok. E quello è un carro che ci sono rimasto affezionato. Ok. Va bene? Ora facciamo un saluto? Facciamo un saluto. Ciao! Saluto e buon carnevale! Buon carnevale! Buon carnevale! Allora, ciao a tutti! Sì, ciao! Facciamo un'intervista! Sì! Allora, quanto è che ami il carnevale? Io da tanto, ci sono nato col carnevale. Sono sempre intorno sempre con l'Anga, la fabbrica del carnevale, è oltre 40 anni. Che sono ne fa i cari, maschere. Anche io sono nato nel carnevale, perché poi più che altro perché non mi sono mai perso un corso. Sono sempre venuto. Di dove sei? Sono in pratica un pochino. Sono nata a Massa, ma abito a Carrara, ma vengo a Viareggio, quindi bravo, non si potrebbe bene bravo. Dire... Che scuola tu. Fai? Che scuola fai? Allora... Ormai rido. Faccio la scuola Fontana e poi ora l'intervista comunque sarebbe... Io a te, vero? Io a te, fammela, se me la fai, dai. Poi un carro che ti ha affascinato tanto, giusto per sapere. Ce ne sono stati tanti, sai, anche il carro del centenario della bomba, c'è stati i galli combattenti, c'è stato l'orso del centenario del 1973, l'orso ping pong di Arnaldo Galli, del compianto Arnaldo Galli, fatto di peluche, sai. Sì. Anche a me mi è piaciuto tanto la bomba e tanti altri carri che hai detto. Sì? Anche a te? Sì. Ma quando è che vieni sul carro, sì? Io in pratica non ci posso venire, in pratica. No? In nessun carro. Perché ho da fare le interviste come ora. Sì, va bene, però la facciamo fare anche sul carro un'intervista. Il massimo... inventarmi qualcosa per un carro, per aiutare. Bravo. Il carrista, mi fa un disegno, poi lo porti alla cittadella, va bene? Sì. Me lo porti? Tanto ne ho tanti. Va bene, me lo porti uno. Me lo porti uno. Me lo porti? Me lo porti proprio quasi tutti. Vai, bravo. Va bene? Va bene. Va bene. E così almeno ci puoi far venire, puoi anche vedere il carro e puoi prendere... L'idea, lo spunto, livello lì, vero? Sì. Ma poi magari si studia insieme il carro. Sì. Va bene? Si studia i movimenti, colori. Movimenti, colori. Le canzoni. I movimenti. Il vestito della maschera. Sì. Anche come fare i movimenti, se fai dal mano, elettronici. Sì. Con dei sistemi, tipo Arduino, che premi, oppure che vanno da soli, ti faremo un'idea. Bravo, bravissimo. Te ce l'hai sorelline, no? Figlio unico. No. Ce l'hai sorelline. Figlio unico. Va bene. Ti chiami, ti chiami? Nicolas. Io mi chiamo Aurelio. Ok, facciamo. Se ti ricordi la via Aurelio, la via della Sud, sono io, va bene? Ok. Va bene? Va bene. Saluto a tutti, ciao, buon carnevale a tutti, viva Viareggio, viva il Fostro, ciao.
questo carro con Luciano Tomei. Sì. E questo carro si chiama Meraviglioso. Sì. Luciano? Sì, è un carro dedicato a una canzone molto famosa di quando noi eravamo piccoli. Sì. Meraviglioso di Domenico Modugno. Giusto per dire, l'idea da cosa è venuta? L'idea? Allora, l'idea è venuta che ascoltando questa canzone abbiamo voluto fare un carro sull'interpretazione della canzone stessa, cioè la canzone di Domenico Modugno, Meraviglioso, toccando un problema molto grande che è la depressione. La depressione è una malattia e la canzone, siccome ti dice di essere sempre felice, di essere contenti, di apprezzare la vita e di apprezzare le cose belle del mondo, abbiamo fatto questo carro dove praticamente l'interpretazione della canzone dice: io sono triste, guardo le acque scure, sono sopra un ponte, ma poi arriva un angelo, e in questo caso lui lo prende per mano, lo tira su alla sua faccia e gli dice l'angelo: non ti preoccupare, che la vita è bella e il mondo è meraviglioso. Questo è vero, forse è proprio lui che non l'ha capito, perché quello lo è. Certo, Pulcinella non ha capito che doveva essere felice, vero Luciano? Eh no, in un primo momento no. Secondo me proprio neanche lo sa, proprio non bisogna spiegare. Ho capito. Però poi manda anche un messaggio molto grande sulla depressione. Certo, hai ragione. Che è un messaggio molto grande. È un messaggio molto forte, bisogna cercare di sensibilizzare la gente in questo problema, perché chi soffre di questo problema ogni tanto avrebbe bisogno anche di una pacca sulle spalle per dirgli: non ti preoccupare, io ci sono, ti posso aiutare. Sì. E siccome noi siamo sempre presi dalla vita, dal lavoro, da tante piccole cose, e non ci rendiamo conto che magari ci sono persone che hanno bisogno e bisognerebbe starle più vicini. Questo era lo scopo, per sensibilizzare le persone, parlando sempre con un carro allegro, perché il carro è allegro, ci sono i cuori, c'è il sole, la luna, le barche che rappresentano il mare, per cercare di far capire la vita è bella e bisogna cercare di superare questo problema. Sì, e poi giusto per dire una cosa a chi ascolterà questa intervista, che la depressione è una malattia psicologica come quelle che cura la mia mamma, perché è una psicologa. Quindi se te gli dicessi di andare alla mia mamma, forse mia mamma aiuterebbe. Bravissimo, è vero. Però bisognerebbe aiutarlo a dirgli: vieni la mia mamma che ti potrebbe aiutare, però bisogna farsi capire. Vero Luciano, no? È verissimo, sì. Chi ha bisogno di un aiuto può andare da uno psicologo e parlare un po', perché fa bene. Non c'è niente da vergognarsi e aiuta le persone. Sì. E poi facciamo anche una domanda nuova, proprio nuova, nuova, nuova. Ok. Com'è andata il primo corso? È andata bene. C'era tanta gente, il carro si è mosso senza... Sì, c'era davvero tanta gente, c'è sempre stata tanta gente. Però per il 150esimo mi sa che ci sarà sempre di più. Al primo corso un tot, il secondo ancora di più, il terzo, il quarto, il quinto e al sesto ce ne saranno in tantissimi. Bene, è un crescendo, via. E... speriamo ci sia tanta gente, sempre di più, perché poi il carnevale è anche un antidepressivo, no? Che viene, ti diverti e stai bene. Anche se uno avrà la depressione, però un sorriso almeno grande così lo farà. Certo. Però che altro, con le premiazioni, i carri, i colori, poi anche le canzoni, la musica, poi anche
come posso dire, tutta la luce che c'è. Sì. Poi anche i movimenti proprio rapidi rapidi. Tutto l'insieme fa un, sì, fa un carnevale meraviglioso, no? E poi si è migliorato anche, mi sa che bisognerebbe allungare il circolo, perché se no non ci sta tutta la gente che piano piano viene. Speriamo di farlo, vuol dire che vuol dire che in questo momento la gente apprezza tanto il carnevale. Ma è perché siamo vicini al 150 anni, ma siamo nel 150. Siamo nei 150 anni del carnevale. Sì, quindi la gente dice, vogliamo vedere come sono migliorati da 150 anni fa. Certo. 50. Allora, hai finito con le domande? No, ci manca... Allora, diciamo... Mi sa due. Due domande ancora, vai. Com'è andata la costruzione del carro? È andato tutto bene, abbiamo pensato ai disegni per fare questa costruzione, abbiamo lavorato bene, vero Luciano? Sì, è andato tutto liscio, conforme alle misure che avevamo preparato. Il carro è finito quasi mezzogiorno prima. Abbiamo finito per tempo e in maniera proprio tranquilla. Ok, ora tocca all'ultima domanda. Vai! Qual è un carro che ti ha appassionato tanto fin da quando eri piccolo? Ma io non c'ho un preferito, un carro preferito. Però comunque dinne uno che ti è piaciuto. Quando ero piccolino mi colpì la balena del Verlanti. Poi io rispetto tutti i costruttori perché tutti lavorano molto bene, siamo un bel gruppo e ci mettiamo anima e cuore, e sicché un merito a tutti. È finito con le domande? Sì. Allora salutiamo tutti. Ok. Ciao. 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 Ciao a tutti, oggi faremo un'intervista. Allora, volevo dire una domanda molto, molto importante secondo me. Quanti anni è che vai sui carri? Allora, io da 23 anni che faccio parte del carro, poi ti spiego anche la motivazione. Visto che siamo al carnevale di Viareggio a 150 anni, e visto che ricordi quando c'era Giorgio Francesconi, sì, che ha fatto nel 2000 il re, fatto l'arco al re della sua maestà, onore di Alfredo Morescarchi, io sono partito da lì, semplicissimo, con la maschera che io indosso e tutto quanto. Ok. Poi scusa, io dico sempre, ogni anno, non vergogna, io ogni anno quando io indosso questa maschera, qualsiasi maschera, mi emoziono. Perché il carnevale è bello anche emozionarci e allegrarci. Il carnevale non lo batte nessuno. Ci sono tanti carnevali, ma questo proprio non lo batte. No, magari quasi lo raggiunge, ma non lo batte. No, perché poi tu già, visto che te sai, che noi si dà tutto il cuore, però c'è anche tanta gente che ci danno la carica a riempire i nostri cuori. Poi vero? Anche con tantissimi intervistatori, proprio è il massimo che si può fare. È vero. E da quanti anni è che sei sulla Vanzini? Quest'anno è il primo anno e poi ci sono anche il prossimo anno. E in che carri sei stato? Allora, ti dico semplicissimo. Allora, ci sono stato fino al 2010 con Jonathan Francesconi. Sì. Poi ho fatto un attimo di pausa. Era peccato perché la pausa mi mancava al carnevale, però lo sai, ognuno piace la fotografia, piace. Dopo, intorno del 2018, sono entrato sul carro perché mi hanno invitato. Era il carro di Bonetti, ho visto vitalizio per 2 anni. Poi ho fatto una pausa delle latte. Poi ho ascoltato i 2 anni di caro di Roberto Vannucci, sono anche veramente orgoglioso, sono bravi tutti.
primo carro è stato La Vita, secondo Manipulation l'anno scorso e quest'anno La Pace Armata. Ok, da quando è che te vieni nel carnevale? Anche prima di essere una maschera? Prima, da quando siamo, lo sai, noi via regini, sì. Noi siamo regini, siamo si maschere da quando erano più giovani, siamo veramente, io non mi ricordo, io ho ancora vestito del re di qualche tempo fa. Ah, ce l'hai ancora? Sì, conservato, è come la nostra storia, il nostro carnevale. Sì. È vero, Nicola? Sì. Un collo che ti è piaciuto tanto fino a quando eri piccolo? Bella domanda questo. Per me, io non vorrei giudicare nessuno, per me carnevale e carnet mi piace tutti. E di ricordo, all'inizio avevo paura dei coriandoli, non vergogna. Avevo aperto qua un coriandolo, avevo paura. Però quest'anno, guarda caso, la magia, visto che il carnevale è la magia, sì. Il coriandolo dice, mi ha parlato, mi dice, non avere paura di me, io sono con te. Allora io ho preso questa sfida. E poi dove ne avevi paura, dovresti averne paura molto 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 tanto tempo fa, tipo 100 anni fa. Sì. Perché c'erano i gessetti. Gessetti, poi. Quindi che li lanciavi dunque. Poi i gessetti fanno male, sai? Sì. Quindi hanno inventato il coriandoli. Però coriandoli ho visto, coriandoli sono, vedi, anche qui per terra, cioè quella di carta. Se uno tira a metà un dosso non fa male. E anzi, se riusciamo anche gli ultimi te, da ora in poi a evitare anche le bombolette spray, bene, diciamo al pubblico, cerchiamo di evitare le bombolette spray, almeno ci divertiamo ancora di più. Ma più che altro schiuma. Appunto, le bombolette schiuma, perché la schiuma se va all'occhio dopo, poi, dove non è. Poi la settimana scorsa, al primo corso, c'era un bimbetto maleducato dietro noi e ha lanciato la bomboletta spray su tutto il mio giubbotto. Meno male che non mi aveva sporcato la focaccia. Meno male, Nicola, meno male è stato giubbotto. Immagino se toccava di viso qualcosa. Era peggio perché è un particolare, diciamo, che è pericoloso per la salute. E poi se uno basta da e poi non è bello divertirsi con la schiuma, è vero, e Nicola? Poi se uno ormai l'ha già comprata la usa come soprammobile o per bellezza, vero, condivido. Oppure li blocchi il tappo e lo lasci lì per bellezza, è vero. Però mi raccomando, tappate il tappo, o se venite a carnevale così se farò l'intervista di come mai l'avete voluto fare contro legge. Mi raccomando, eh? E gli dico anche, diciamo insieme, ma non bombolette spray, ma tanto i coriandoli di carta, vero? Oppure anche stelle filanti, non bombolette. Chi viene bombolette non viene carnevale. Oppure chi viene bombolette le prendo io, le spruzzo qua e rimane. No, io faccio così, io prendo e butto nel cestino. Oppure, invece io, sai come farei io? Prenderei la bomboletta e la schiaccerei. Ottima idea. Allora, diciamo, alla prossima carnevale, che sì. Se tutto va bene comincia il 27 gennaio del 2024, diciamo, facciamo una proposta. Comunque di venire, perché saranno 151 anni e già sono 150, quindi se potete comprate, non lo so, ma comunque se potete venite il prossimo anno, perché ora i biglietti non ci sono fra un corso all'altro. Però mi raccomando, venite. Io mi faccio una domanda a te mi faccio una domanda a me. Ma secondo te qual è una maschera particolare che ti piace, che ti emoziona di più? Allora, se te mi hai fatto la domanda, ora ti faccio anche te. Oppure quale il colore della maschera ti piace di più? Allora, questa è davvero una bella domanda. Io
Io so già la risposta. Dico? Sì. Allora, ognuno di noi abbiamo una maschera, ognuno di noi abbiamo un colore, tra tutti mischiato il colore diventa il nostro carnevale. Però anche con il coriandolo la ricetta è molto difficile, ci vuole anche cartapesta, un pochino di... Allora, io dico cosa, lascio perdere che faccio parte di questo. Allora, loro sono le materie prime, giusto come nasce il carro. Poi, siamo noi le maschere, facciamo l'emozionare, giusto? Capito? Poi ho fatto anche un bozzetto dove ho fatto anche la scala del carnevale, dove c'è le cose più importanti fino da quelle meno importanti alle più importanti. E quelle che ho messo in alto, proprio in alto perché sono i carri, perché senza carri. Poi ho messo anche i videogiochi di pelle, i miei video, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a 6 piani, proprio come il numero dei miei colori preferiti, tra cui ce ne sono 4 lì. Nella bandiera della pace ce ne sono 4 anche dei miei colori preferiti: viola, giallo, arancione e rosso. E poi mi raccomando, venite e salutiamo a tutti, ok? Allora, ciao! Ciao! Buon carnevale, eh! Buon carnevale! Vi aspettiamo tutti a Carnevale Viareggio, non mancare, eh! Mi raccomando, che chi manca è perduto! Non me ne mancare neanche il telefono! Vai, mi raccomando, eh! Noi ci siamo! Aspettiamo anche voi, è vero, Nicola? Venite! Ciao! 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 Iniziamo con la prima domanda. L'idea da cosa è venuta? Guarda, l'idea è venuta perché vedo queste persone, che sono poche rispetto a quelli che stanno meno bene. Sono pochi e stanno un po' troppo bene. Magari hanno una barca ma non gli basta. Ne vogliono 10 di barche. Tipo io voglio qualche cartone oppure voglio... Ah, tutti c'è il tuo microfono. Io tipo... Ho qualche materiale per fare una barca, dando la roba che mi serve, dico questa barca la metto lì e uso solo quella. È giusto. E magari uso il cartone che è gratis e quindi magari lo regalo anche ai poveri un pochino. Ma vedi che te allora ci pensi a queste cose, però ci sono certe persone che non ci pensano. Allora viene da dire, ma perché? Bisogna aiutare anche quelli che stanno meno bene. E allora non mangiare tutto quello che c'è, tutto mio. Allora ho fatto questa maschera per quello, per spiegare un po' a queste persone, magari a qualcuno, che c'è da essere più gentili con gli altri. E sarebbe bene che si fosse un pochino tutti nella medesima condizione. Non quello troppo ricco che c'ha tutto e quello invece povero che non c'ha neanche un pezzetto di pane da mangiare, ma siamo matti così. E infatti, giusto per dimostrare che io ci tengo i poveri, gioco quasi sempre a fare l'artista di strada. Wow, ma... Oppure per strada, se invece che non abita lì. Sì. E ci hai fatto una casa di legno magari per strada, invece lì è di strada. Sì. E ora passiamo a un'altra domanda. Com'è andata la costruzione della mascherata? Guarda, è stata un po' difficile, perché a me piace un po' cambiare le cose e allora ho voluto mettere su dei carrelli un po' particolari, però non è così semplice farli. Allora magari fai la prima uscita e poi c'è da rimediare a qualche inconveniente e allora c'è da un po' da ristudiare. Allora questa settimana però ho lavorato e ho messo un po' a posto tutta la maschera. È vero, perché prima non c'era nuvole due mani. Ma lo sai che mi era successo? Sì. Mi era cascata. Siccome io ho il posto, il laboratorio dove lavoro, è un po' basso. E allora a uscire è cascata la testa del bimbo sulle mani e mi ha portato via tutto. Io l'altra volta ero un po' disperato. Infatti, quando ti avevo visto, mi avevi visto un po' triste, vero, l'altra volta? Infatti stavo quasi per dirti, posso aiutarti? Ma sei gentilissimo te. Perché io avevo già visto come fare. Wow,
Ma io il prossimo anno quasi quasi ti prenderei a lavorare con me, sai? Te ti vedo uno che... Un pochino tutti mi chiedono se posso lavorare un pochino con loro, ma tanto io sono a disposizione, basta che uno mi chiama e io aiuto. Prima o poi ti chiamo, perché te ti vedo uno che sa come risolvere i problemi. Mi fido molto di te. Vuoi mica cambiare qualcosa nella mascherata? Perché se vuoi ti posso aiutare. Ma ora no, ora non conviene, perché... Però per il prossimo anno magari qualche consiglio io te lo chiederei volentieri, per la prossima se mascherata. Se vuoi vieni a casa mia che c'è tanti argomenti. Va bene, poi magari mi fai vedere i progetti che hai fatto finora. Sì, e li ho anche messi in forma, eh. Alcuni non li ho ancora messi in forma perché non c'ho... tanto tempo. Lo so, sei molto impegnato. Ti vedo che anche con l'intervista. No, non ho tanto tempo come anche gli anticarlisti. Sì. Però ho un pochino più di tempo, io diciamo. Diciamo finisco tra il primo e il secondo corso, o tra il secondo e il terzo, però finisco un pochino dopo del primo corso. Sì. Poi è importante anche che studi te, quindi ora. Capito? Per farmi tutti quei calli. Sì. Poi quando vedo che inizia il carnevale inizio a farli sfilare. Proprio quando so che inizia il carnevale. Quando è iniziato il carnevale io prendo i calli e li mando uno. Sai come li faccio sfilare i calli io? Allora, prima di tutto, una mucca. Io mi raccomando soprattutto, io i calli li porto una volta, tipo parto dal primo, lo spaccano un pochino, così fino all'ultimo, poi ricomincio da capo. Poi quando sono tutti in circolo, messi per bene, faccio mandare avanti con tutti i movimenti, le canzoni, solo quello che è in Piazza Mazzini, perché se no non riesco a fare anche gli altri. Sì. Poi quando ho finito la scena, li sposto tutti, da quello dietro fino a quello che era davanti e poi fare tutta la prossima scena così fino a che non finisce il corso. Guarda, io non vedo l'ora di vederti a fare i calli. E poi ne sto facendo tanti. Lo so. Ne ho 16, eccetera, eccetera. Sai che io ti seguo su internet, ti seguo molto. Mi piace quello che fai. Sei bravissimo anche come presentatore. Ora, sei un po' bravo in tutto, te. Sì, ho tantissimi talenti io. Lo so. Io ti conosco da un po', sei un mio amico e ti vedo che sei proprio bravo. E ti faccio i miei complimenti. Giusto una cosa così. Perché non mi hai casa mia che insieme, giusto così, è un'altra domanda, anche se è sempre di casa mia. Che potresti anche consigliarmi un argomento, io consiglio un argomento a te, ci facciamo un misto argomento. Sì, una bella chiacchierata, così tipo, magari si studia anche la maschera per il prossimo anno. Ho già fatto anche un carro di seconda categoria che si chiama quello, no? Ma sei bravissimo. E sai com'era? Com'era? In talca. Fai conto che qua nella base ci sia un muro. Qua c'è il pagliaccio e qua c'è Hitler. Ho messo quel personaggio lì per dimostrare le cose. Sì, poi perché piace, è conosciuto, quindi magari. In pratica c'è all'inizio della scena c'è il pagliaccio, poi si gira e viene Hitler. Però ci ho fatto anche la pistola. Per far vedere quelli cattivi, sì, come sono. Giustissimo. Sei bravissimo. Sì. Grande e, Nico. E poi sto facendo anche temi. Ne ho fatto anche uno che parla di una galera, ma ci sono anche due poliziotti un pochino furbi. Accidenti, quindi c'è proprio anche temi questa persona che è nella galera. E quei due poliziotti dietro che ridono e c'hanno pure la fotocopia della chiave. Mamma mia, con che loro, bel tema anche che è con quello. La fotocopia e la chiave sono lì che se la ridono con le chiavi dietro la galera. Hai capito. E ora passiamo all'ultima domanda. Qual è un carro che ti è piaciuto di più?
qualche carro che ti è piaciuto tanto da quando eri piccolo in poi? Quando ero piccolo io mi ricordo gli Uffa. Mi è rimasto in mente gli Uffa, che erano questi missili. Ora non mi viene in mente di chi era, ma tu magari lo sai. No. Però erano questi missili che facevano vedere questa guerra un po' che non serve, tutte queste guerre, ma che servono queste guerre? E allora prendeva in giro proprio la guerra, si vedono questi missili con questa faccia strana, e io ero piccolino e quindi mi era rimasto in mente questo caso. Lo sai, ma se proprio dobbiamo prendere in giro la guerra, io so come difendersi dai bulli, sai? Come difendersi. Rifatti tutto quello che dice. Come uno ti dice sei basso e lui ti dice, e l'altro mi ha preso in giro e dice sei basso, rifatti tutto quello che dice, e alla fine il bullo dice basso, me ne vado. E quello che è stato immunizzato dice basso, me ne vado. E ripete tutto finché se ne va via. Pappagallo praticamente, sì. Che ripete. Sì. Sì, così dopo uno non litiga più e finisce la guerra. Queste guerre un po' che non servono, dai. Bene, Nico. Allora, grazie mille, hai fatto un'intervista stupenda, lunghissima. Ok. Ciao. Allora, ciao a tutti. Ciao, buon carnevale. Buon carnevale. Vorrei trovare la voce, l'emozione che mi dai. Ci provo e poi riprovo, ma con te non lo so. Allora, che ti dico? Che domanda mi vuoi fare? È lunga oggi, eh? È lunga? Preparati, ci saranno almeno 4 domande. Va bene, via. Insomma, via, fammi almeno... la prima. Allora, ciao. 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 Come stai? Sì, bene. Sì. Come ti chiami? Nicolas. Mi piace il carnevale? Sì. No, è bravo invece, dai, è vero. Vuoi fare l'intervista? Sì, fai l'intervista, sì. Vai. Se il camera non è pronto. Sì, camera, sì. Il presentatore. Sì, dimmi che ti devo dire. No, sì, te dove sei nato? Il carnevale? Dai, fammi le domande e io ti rispondo. Va. Sì. Allora, decidiamo un pochino se metterci uno giù o su. Decidiamoci come metterci. Sì, qui, va bene qua? Sì, qui. Va bene. No, qui. Poi c'è anche delle belle polpose qui, che conosce uno qui, che fa il professore qua. Sei innamorata, sai? Vai. Allora, te che scuola fai? Allora, quello non è nelle domande. Va bene, dai, dimmela, allora fammi la domanda a te. Ok. Dimmi. C'ho già il microfono qua, Sì, vai. Allora, fammi venire in mente un attimo le domande. Una ce ne ho già. Una ce ne ho già. Quella del carro. Le vuoi chiedere qual è il loro carro preferito negli anni passati? Ok, ci sto. Ci siamo. Ho 5 domande. 5 domande. Quindi sarà un pochino lunga. Sarà difficile. E poi giusto per dirti una cosa. Vai. Io sarò io che intervisto te anche se te che hai il microfono. Certo. Perché, sì. E poi c'è anche il microfono. Ah, quello è il microfono tuo? Sì. Ok. Perché sennò se lo tenevo io facevo. Certo, hai ragione. Facevo capito, aria. Capito? Anche se teniamo il microfono. Certo, capito? Allora, però parla forte perché bisogna capire le domande. Sì. Vai. Allora, non puoi più andare al lavoro e rimangono soldi lì. Poi li spende tutti dopo mangiando. E invece se mangia un pochino di meno, però ha la giusta dose e riesce, non diventa povero. Ma è anche giusto perché così lascia un po' da mangiare per gli altri, per quelli che non ce l'hanno. E poi anche perché se uno diventa ricco diventa povero di colpo. Perché vedi che mangia troppo e non riesce a pensarsi. Bisogna mangiare il giusto. In modo che riesci a lavorare e prendere i soldi e spendere i soldi.
se invece rimani ricco, alla fine mi rimpovero di colpa perché non riesci più ad andare al lavoro e quindi tutti questi soldi che hai qua è un casino. Sì, sì. Dopo diventa un caos. Come si fa? Tutto lui e prende tutto lui. Poi c'ha tutta la famiglia lì che prende. A me sembra anche di vedere anche i suoi figli. Insomma, mangiano un po' troppo, diciamo. Però più che altro lei sono, loro due sono uguali. È più ingrassata lei. Lei è un po' ingrassata, sì. Anche dall'altra volta l'ho vista un pochino più ingrassata. Continua. Guarda, anche i calzoni li escono fuori. Hai visto? È molto più... Hai visto che c'ha quella coscia che ormai cioè, non sta più dentro, straborda tutto. Sì. Proprio strabordano questi disgraziati. Sì, lì si è un pochino rotta la sedia, ma neanche ancora di più. Eh sì, l'hai vista? Loro è un conto che ci sono in due, ma loro due. Eh sì, che dici? Quando, prima di distruggere il carro, dimmi, la prossima volta... Prendete meno soldi. Eh sì. Vedici. Giusto. Allora.